Ciao a tutti, oggi in questo video proverò a mostrarvi come riuscire, partendo da un frutto e più precisamente dagli scarti, quindi praticamente a costo zero, una pianta come questa che nell'arco degli anni, crescendo, addirittura inizierà a fare i primi fiori e anche i primi frutti che saranno assolutamente buonissimi. A questo secondo me è un video davvero molto completo perché non solo vi mostrerò la tecnica per poterci riuscire, ma anche tutte le fasi e i passaggi della crescita della pianta, quindi da quando è appena nata sino ad ottenere appunto la pianta che fiorirà. Seguitelo perché secondo me tra i video che io ho fatto questo è uno dei più carini. Sono quasi certo che se lo farete, alla fine ne sarete contenti. La prima cosa che occorrerà fare sarà quella di procurarsi un frutto bello maturo, che abbia un bel ciuffo all'apice e se questo fosse di grandi dimensioni meglio, però la cosa tassativa è che sia sano, ovvero che non presenti funghi, muffe o batteri. Controllate, e questo è tassativo, che nel centro il ciuffo abbia queste foglioline, insomma che il cuore sia integro e sano, perché se tutto va bene, il più delle volte è proprio da qui che si svilupperà poi la pianta. Ed una volta trovato, la prima operazione che dovrete compiere sarà quella di dividere la parte inferiore da quella superiore. Si potrà fare con un coltello tramite taglio oppure, più velocemente, fare semplicemente questa operazione. Ruotare da una parte il frutto e dall'altra il ciuffo. Ed in questo modo separerete subito le due parti. Ottenuto il ciuffo, questo andrà preparato, quindi semplicemente bisognerà pulire la parte inferiore togliendo, letteralmente strappando, le foglioline. E dovrete liberare circa 4 cm della parte basale. Quindi dovrete fare in modo che questa parte poi, almeno per 4 cm, sia pulita. Alla fine della pulizia, questo sarà l'aspetto che avrà il ciuffo. Quindi perfettamente pulito nella parte inferiore e invece ancora con le foglioline nella parte superiore. Prendere un bicchiere, riempirlo per almeno 4 cm sul fondo di acqua, dopodiché andare semplicemente ad inserire il ceppo all'interno, in questo modo. Posizionare poi il tutto in un punto dove prenda molta luce, ma mi raccomando non i raggi del sole diretti. Trascorse all'incirca 3 settimane da quando abbiamo messo a mollo nell'acqua il ceppo, andandolo a riprendere potremo notare che questo ha fatto sviluppare un apparato radicale davvero importante. Eccolo qua. Trascorso qualche altro giorno, l'apparato radicale ha continuato a svilupparsi, le radici adesso sono veramente lunghe e quindi è arrivato davvero il momento di spostare dall'acqua e inserire il tutto all'interno di un vaso contenente del terreno. Procurarsi un vaso che abbia un diametro almeno di 15 cm, possibilmente in terracotta, andare ad inserire all'interno di questo circa 2 cm di argilla espansa sul fondo, al fine di evitare che ci siano poi dei ristagni d'acqua, dopodiché riempirlo con del terreno, fare un buco nel centro di circa 8 cm di profondità, poi prendere il ceppo ed andare semplicemente ad inserirlo in questa maniera. Fate piano perché sennò nell'appoggiarlo potreste rischiare di rompere le radici, dopodiché prendere un pochettino di terra ed andare a rizzanfare tutto intorno, una volta inserito il terreno, andare a comprimere leggermente, mi raccomando, non fate forti pressioni perché sennò rischiereste di andare a rompere le radici. Prendere un nebulizzatore e bagnare, mi raccomando, fate in modo di non bagnare il centro, ma direttamente il terreno. Ed una volta che il terreno sarà ben zuppo d'acqua, l'operazione sarà ultimata. Potrebbe capitare che una volta messo a dimora nel terreno il ceppo, questo marcisca, come in questo caso, guardate, ha tutte le foglie secche e sembra che la pianta stia patendo e stia morendo. Però, sino a che il ceppo non ha perso tutte le foglie, voi non lo buttate, perché potrebbe sempre capitare che innanzitutto rigeneri le foglie dalla parte interna, da qua per intenderci, oppure dalle parti laterali, quindi potrebbe comunque fare delle piccole piantine ai bordi. Trascorse circa altre 2 settimane, potremo notare che il ceppo ha quasi completamente perso tutte le foglie, quindi questo potrebbe sembrare un esperimento completamente fallito. In realtà no, guardate, la piantina al posto di nascere dalla parte centrale ha deciso di nascere, di spuntare, dato che la parte centrale è morta, di spuntare comunque dalla parte laterale. Come vi avevo detto, non demoralizzatevi se vedete che c'è anche una sola foglia del ceppo ancora attaccata, non lo buttate mai perché questo è quello che potreste ottenere. Addirittura se noi spostiamo questa fogliolina, notiamo che ne ha create due, ne ha fatte nascere due di piantine, guardate, questa che è piccolina e questa che è leggermente più grossa. E c'è addirittura la possibilità che qui intorno ne nascano ancora altre.
Cambio inquadratura per mostrarvi meglio come le piantine siano spuntate dal terreno e come stiano crescendo. Sono davvero molto carine, mi raccomando, il terreno andrà bagnato ogni volta che questo diventerà asciutto. Non tenete mai il terreno costantemente bagnato perché rischiereste di fare marcire le radici e quindi di fare morire queste piccole piantine. Trascorsi altri 10 giorni potremo notare che molte delle foglioline che erano attaccate al ceppo si sono staccate ed altre stanno seccando e sono in procinto di cadere. Non le staccate voi, mi raccomando, perché queste seccandosi daranno proprio il nutrimento alle piantine che si stanno formando. E a proposito delle piantine, guardate come sono cresciute nel giro di 10 giorni. L'apparato fogliare si sta sviluppando in maniera assolutamente perfetta. E trascorsi all'incirca altri 3 mesi, andando a riprendere il vasetto, potremo notare che le piante si stanno sviluppando in maniera assolutamente sana e veloce. Eccole qua. Col trascorrere dei giorni, le piantine sono cresciute davvero molto. Adesso questa è alta più o meno 12 cm e quest'altra all'incirca 8. Quindi, proprio per evitare che lo sviluppo di una non vada a compromettere il corretto sviluppo e crescita dell'altra, occorrerà separarle. E in questa operazione però bisognerà stare attenti ad una cosa, a non rompere l'apparato radicale, perché se si dovesse rompere, le piantine potrebbero morire e quindi tutto ciò che si è ottenuto sino ad oggi sarebbe compromesso e perso. Quindi adesso non resta altro che procedere con la separazione. Prendiamo un coltello e praticamente tra terra, quindi tra pane radicale e vaso, andiamo ad incidere in questa maniera. Così facendo agevoleremo il distacco del pane radicale dal vaso, proprio perché questo è un vaso in terracotta. Fosse stato in plastica sarebbe stato sufficiente schiacciare il vaso nella parte inferiore. Ok, comunque continuiamo. Una volta che avrete staccato tutta la parte tra terra e vaso, semplicemente girare, mettere in questo caso tra le due piante, mettere un dito, andare a girare ed ecco qua, il pane radicale è stato staccato dal vaso, ecco qui. Ora non resterà altro che piano piano procedere alla separazione delle stesse. Questa è un'operazione davvero molto importante perché è proprio qui che rischierete di rompere le radici, quindi fate molto piano. Iniziate con le dita, ecco qua, si sono staccate molto più facilmente di quanto pensassi. Ecco qua, vedete l'apparato radicale delle piante. Non togliete l'eventuale terra che c'è intorno all'apparato radicale perché sennò rischierete di fare morire la pianta. Lasciate più terra possibile intorno alle radici. E la separazione è avvenuta. Adesso bisognerà semplicemente mettere queste piantine in vasi singoli, niente di più. Una volta separate e messe rispettivamente nei singoli vasetti, questo è il risultato che potremo ottenere. Direi che è davvero un ottimo risultato. Non resterà altro che aspettare che queste crescano. Trascorso circa un mese dal travaso, riprendendo una delle due piantine, si potrà notare che questa sta crescendo davvero molto. Adesso è alta più o meno 15 cm. La parte, chiamiamola vecchia, è seccata, ma è normalissimo, quindi non vi preoccupate. Queste, col passare del tempo, quando saranno completamente secche, andranno tagliate. Mi raccomando, non le strappate, perché tirandole via potreste andare a compromettere l'apparato radicale che al momento è ancora troppo giovane. Quindi tirandole via si potrebbe rompere. Mi raccomando, forbicine, tagliare alla base e lasciare che le altre crescano tranquillamente. Trascorse altre 2 settimane, riprendendo la piantina si potrà notare che le foglie di questa si stanno allungando davvero notevolmente. Trascorso all'incirca un anno dall'inizio dell'esperimento, questo è il risultato, ovvero una pianta alta più o meno 30 cm che gode di ottima salute e che si sta sviluppando in una maniera assolutamente perfetta. Trascorsi all'incirca 18 mesi, le foglie della piantina sono diventate molto lunghe, ma non solo, si stanno anche tendendo ad allargare e insieme a loro anche il tronco alla base, proprio perché una volta che poi la pianta inizierà a generare il frutto, lo dovrà sostenere. Mentre prima era circa 1 centimetro di diametro, adesso siamo intorno ai 4 centimetri. Se andiamo a guardare poi al centro, mentre prima la pianta faceva nascere delle foglioline molto piccole, adesso già appena generate sono molto grandi, hanno aumentato la loro dimensione quasi del doppio. Trascorsi 3 anni dall'inizio dell'esperimento, questo è ciò che si è ottenuto, ovvero una piantina alta più di 40 cm, che esteticamente devo dire è davvero molto bella, però la cosa principale è che sia sana e soprattutto forte, e questo è dimostrato dal fatto che addirittura abbia già fatto nascere il primo frutto nella parte centrale. Quindi ha fatto nascere un piccolo stelo proprio nella parte del cuore e all'apice di questo l'ananas.
Provo a cambiare inquadratura per mostrarvi meglio dove, ma soprattutto come nasca il frutto. Questo è il primo ananas che la pianta produce e devo dire che di dimensione è davvero molto piccino, ma non c'è da preoccuparsi, deriva dal fatto che la pianta è molto giovane. Col passare degli anni la pianta diventerà sempre più grande e robusta e di conseguenza anche i frutti che produrrà anno dopo anno cresceranno e col passare del tempo arriveranno a raggiungere le dimensioni dell'ananas dal quale è stato prelevato il ceppo. E questo è il risultato finale. Io vi consiglio davvero di provare a rifare ciò che vi ho mostrato nel video, perché i risultati sono davvero molto semplici da ottenere. E sono sicuro che quando otterrete questo, sarete davvero contenti, ma soprattutto orgogliosi di averlo fatto. E con questo il video si conclude. Spero che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto però mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale. E già che ci siete, dategliela un'occhiata, perché sono quasi certo che qualcosa di carino all'interno del video potreste trovarlo. Detto questo vi saluto e vi aspetto al prossimo video.